Beh, le avete chieste in tantissimi, le avete anche aspettate, direi abbastanza, e dopo giorni di test finalmente sono pronto a darvi le tattiche del modulo che sto utilizzando in questo periodo per iniziare al meglio FC24. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come detto nell'introduzione, andiamo a vedere insieme il modulo che sto utilizzando in questa fase di avvio di FC24, nella quale stiamo cercando di capire per bene il meta, soprattutto poi non solo tattiche e istruzioni, ma anche come andare a strutturare la scelta dei giocatori ruolo per ruolo. Perché secondo me quest'anno, tralasciando quelli che possono essere i playstyle, perché arriverà poi una guida dettagliata per chiarire per bene tutti i punti sui playstyles, servono anche determinate caratteristiche per far sì che i moduli possano rendere al meglio. Il modulo in questione è il 4-3-1-2, parente molto stretto, cugino di primo grado del rombo, il classico 4-1-2-1-2, ma che mi sta dando veramente tante soddisfazioni dopo primi giorni dove non riuscivo a trovare una quadra. Spoiler, sto cercando anche di variare con un altro modulo, anzi in particolare due, ma poi credo che vedrete prossima settimana. Questo è un modulo che vi dà tantissime opzioni per poter attaccare, davanti si portano tanti uomini, sia per vie centrali, dove risulta un po' più difficile quest'anno per i vari di questo primo pressing fatto dalla CPU, come vi dicevo durante il video di analisi gameplay, anche se si gioca in equilibrato. Dall'altra parte ci permette anche di poter andare sull'esterno per poter fare le classiche scalette e sfruttare il trequartista che fa da rifinitore per poi imbucare per le due punte. Andiamo a vedere quelli che sono i giocatori chiave nei singoli ruoli. Sui due difensori centrali io opto per ovviamente due difensori molto fisici e veloci. Per quanto riguarda i playstyle, uno deve avere assolutamente il block, meglio se plus. L'altro tendenzialmente potete scegliere un po' voi, sarebbe ottimo se avesse il procione, quello dell'anticipo, per far sì che avete così un difensore bravo in area e un difensore bravo in uscita, che potete recuperare palla un po' più alti. Per quanto riguarda i terzini, c'è poco da dire ragazzi, in questo modulo servono due terzini bravi con i piedi, perché spesso e volentieri il terzino sarà la vostra arma in più per poter fare qualcosa di pericoloso in fase offensiva. Quindi io in questo caso ho scelto Nuno Mendes ed Hakimi, però per esempio pensando a delle alternative un po' più low cost, al posto di Nuno Mendes potrebbe starci tranquillamente per dirvi uno Spinazzola, mentre lì a destra anche un Cuadrado, per fare un esempio. Veniamo al centrocampo, la zona nevralgica del campo che è importantissima perché non solo fa da filtro davanti alla fase difensiva, ma raccorda e fa partire anche l'azione offensiva. Quanto al perno più basso, ovviamente andiamo a scegliere un giocatore molto difensivo, in questo caso Tchouaméni, che per quanto riguarda playstyle difensivi ce li ha praticamente tutti ed è una carta anche abbastanza low cost al momento. Alla sua sinistra invece troviamo Fridolina Rolfo, una donzella, una carta veramente incredibile che io ho pagato 30k e poi è schizzata a 100, veramente molto forte, che fa entrambe le fasi, perché un'altra cosa molto importante per le mezze ali è il work rate. Infatti è preferibile andare a scegliere due giocatori che hanno alto-alto, in maniera tale che fanno entrambe le fasi con la stessa intensità e riescono a ritornare anche in maniera automatica a centrocampo senza creare buchi. Quindi lei molto bene, così molto bene ovviamente anche Bellingham, anche se sinceramente pecca un po' per i playstyle questa versione oro base, ha solamente quello della stamina, mi sarebbe piaciuto avesse qualcosina in più, infatti sto valutando in qualche modo magari di fare un change. Veniamo al trequartista, in questo caso io schiero Alexia Putellas, la carta Nike in prestito perché non c'è una lira al momento per poterla prendere, sta troppo alta. Però il trequartista deve essere esattamente questo, deve essere una carta ottima per quanto riguarda i passaggi per imbucare le punte, veloce, meglio se riesca anche ad avere il 5 di skill in maniera tale da poter fare ulteriormente imprevedibilità. Insomma, anche se l'andiamo a prendere un po' più piccolino in maniera tale che sia agile per destreggiare negli spazi, male non fa. Quanto alle due punte, anche in questo caso una coppia abbastanza polivalente perché abbiamo Caroline Hansen che è una piccolina, anche lei molto tecnica, 5 di skill, insomma si muove bene nello stretto, caratteristica fondamentale ovviamente la velocità perché è rapidissima, e poi abbiamo un Kolo Muani, il Lengti per farci capire dell'anno scorso, che fa un po' a sportellate, tiene la palla, fa delle sponde sui cross per l'altra punta, anche per il trequartista che arriva. Quindi per quanto riguarda la scelta dei giocatori io opterei per una selezione di questo tipo. Ma veniamo alle tattiche, perché ovviamente so che state fremendo. Allora, io questo modulo lo gioco con uno stile di difesa equilibrato, sinceramente il migliore, perché tanto il pressing in mezzo al campo, come vi ho detto, è automatico. Con questi, una volta persa palla è costante, si va praticamente a creare una serie di buchi inutili, il ripiega si schiaccia troppo la squadra e fate fatica a ripartire, per cui equilibrato è perfetto.
Un'ampiezza 45 in maniera tale da tenere abbastanza stretta la squadra ed evitare che si creino buchi, e anzi con così si vengono a fare dei bei filtri di CPU che cerca di intervenire davanti la nostra porta, e una profondità di 70 che ci permette di adottare un assetto bilanciato, quindi una via di mezzo su quello che è lo scatto del 71, dove vedete che invece la squadra in fase di non possesso sale. E al momento, visto che la fase difensiva è ancora più problematica rispetto all'anno scorso ed è ancora da masterare, mi tengo sul 70. Per quanto riguarda la costruzione della manovra, equilibrato e creazione occasioni, passaggi diretti, l'ampiezza teniamo 70, e qui magari qualcuno di voi potrà dire: cavolo Matte, ma come 70? Quello è rombo, un modulo stretto, tu allarghi, allargo. Perché come potete ben vedere, andando a fare in questo modo, ho le due mezze ali che sono abbastanza larghe. E le due mezze ali che cosa vanno a fare? Così vanno ad aprire il centrocampo avversario, sia per l'inserimento dell'altra mezzala, ma soprattutto per il trequartista che si ritrova tra le linee pronto ad imbucare le due punte. Quindi cerchiamo di allargare l'azione, lo vedrete anche poi nell'altro modulo che sto preparando, perché questa sarà una costante, credo, delle mie tattiche, almeno inizialmente, cercare di aprire quanto più possibile il campo, non necessariamente col modulo, ma anche con le tattiche. Per quanto riguarda invece i giocatori in area, abbiamo 6. Con questo parametro diciamo che abbiamo una frequenza di inserimenti, anche combinata al passaggi diretti, medio-alta. Diciamo che i giocatori tendono a non scappare troppo, anzi abbiamo tutta una serie di giocatori che si fanno vedere al limite dell'area per poi cercare di imbucare quelli che sono in zona più pericolosa. Sugli angoli utilizzo 3 per avere il giusto quantitativo di uomini all'interno dell'area di rigore ed essere pericoloso anche se voglio andare a crossare, e punizioni 1 per non beccare contropiede invece da calcio piazzato. Veniamo invece alle istruzioni. Istruzioni dove abbiamo il portiere su equilibrata, visto che insomma quest'anno, se siete bravi, i cross potete sventarli anche muovendo voi R3, altrimenti potete fare tranquillamente uscite sui cross se siete preoccupati dai cross. Per quanto riguarda invece i due terzini, andiamo ad utilizzare: resta dietro in attacco e sovrapponiti ad Hakimi, attacco equilibrato e sovrapponiti a Nuno Mendes. Il sovrapponiti è solamente il tipo di inserimento, quindi se io lo vado a mettere ad Hakimi non significa che Hakimi, nonostante resta dietro di attacco, si inserirà, ma se lo andiamo a chiamare noi all'azione farà l'inserimento da fuori, dando ancora una maggiore opzione di passaggio. Quindi dicevo, uno fermato e uno sbloccato per avere appunto questo appoggio da parte del nostro terzino che supporta la manovra offensiva. Qualora vi sentiste abbastanza spregiudicati da voler adottare un assetto più offensivo, potete utilizzare anche l'attacco equilibrato su entrambi, però occhio, perché altrimenti se perdete palla si creano le praterie per il vostro avversario. Andiamo poi sul regista più basso, ovvero il buon Tchouaméni, al quale diamo resta dietro in attacco e copertura al centro, quindi anche qua un'impostazione molto canonica, perché lui deve rimanere proprio qui a fare da filtro e a schermare i difensori centrali. Su Bellingham invece mettiamo resta dietro in attacco e copri al centro, anche se si trova a fare la mezzala. Delle due mezzale sblocchiamo solo quella di sinistra, ovvero la Rolfo. Gli mettiamo infatti attacco equilibrato e copertura al centro. Anche qua, se siete spregiudicati e ve la sentite, andate a mettere anche su Bellingham attacco equilibrato e andate una crema, e avete ancora di più un supporto in fase offensiva. Sul trequartista, molto importante, c'è qualcuno che mette equilibrato, rientra in difesa. Per me assolutamente no. Il trequartista deve rimanere sempre il nostro riferimento e raccordo con le due punte, quindi deve essere lì, fermo e rimanere in avanti. E anche entrare in area per il cross, perché alle volte diventa un attaccante aggiunto, andando a creare ancora più scompiglio all'interno della difesa. Per quanto riguarda gli attaccanti, sull'attaccante di destra mettiamo rimani centrale ed inserisciti alle spalle, visto che io non voglio che il mio giocatore se ne vada pascolando per tutta quanto il fronte offensivo, ma deve fare sempre quel movimento lì, appuntare la porta per cercare di far abbassare la difesa, e in questa maniera deve insomma andare anche a creare spazio anche per il trequartista che viene poi a dare una mano. Stesso discorso per la Graham Hansen, quindi anche per l'altro attaccante utilizziamo sempre rimani centrale ed inserisciti alle spalle per lo stesso motivo. Poi chiaro, magari l'attaccante che mandiamo più volte in profondità è quello più fisico, perché è più in grado di fare a sportellate, però anche solo per aprire il campo sfruttando gli inserimenti, io credo che queste due istruzioni siano le migliori. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti se proverete questo modulo e soprattutto quale modulo voi stavate iniziando a provare in questo periodo, perché sinceramente quest'anno la cosa bella è che potremmo
chiacchierare un po' su tutti gli aspetti, l'evolution, il gameplay, i moduli, cosa sto usando, le istruzioni eccetera, perché non si smette mai di confrontarsi e magari provare le cose che state testando voi. Quindi mi raccomando, commentate, vi ricordo di iscrivervi al canale che per me è molto importante e che sono live tutte le mattine sulla piattaforma Viola più o meno fino a primo pomeriggio. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un salutone dal vostro Liberoschi e a presto, ciao!